Sempre più nervosa l'attesa per le grandi vertenze all'Astum Flash Mob per sollecitare l'Europa. Ex Merloni slittati incontro al Ministero per riapertura delle catene a 16. Buonasera, benvenuti al TGR dell'Umbria. Oggi 7 novembre doveva essere la data per la vendita delle acciaierie di Terni, data poi slittata alla fine dell'anno, ma per richiamare l'attenzione sull'importanza cruciale del momento per lo storico sito produttivo, oggi c'è stato un flash mob proprio in Viale Brin, davanti ai cancelli della fabbrica. Ci racconta tutto Federica Becchetti. Parole e silenzi nel nome delle acciaierie di Terni e di quanti vi lavorano. Le parole sono quelle che si stanno susseguendo in questi mesi di lunghe trattative per la cessione da parte di Outokumpu. I silenzi, quelli di un flash mob promosso in Viale Brin per richiamare l'attenzione sul futuro delle acciaierie ternane e le ripercussioni sulla città. Proprio la data del 7 novembre in un primo momento era stata indicata come termine ultimo per la vendita, termine poi posticipato fino alla fine dell'anno in corso, ma la sensazione sia Roma che a Bruxelles è che si sia ormai arrivati alla stretta finale. Tempo 2-3 settimane e la partita potrebbe essere chiusa. Si starebbero infatti definendo le condizioni per il passaggio da Outokumpu al gruppo guidato da Aperam Mittal, con la multinazionale franco-indiana come soggetto forte, affiancato da partner italiani Marcegaglia e Arvedi, e con un possibile ruolo commerciale svolto anche dai coreani del gruppo POSCO. Trattative ferventi dunque da un lato e il lungo silenzio del flash mob di Viale Brin dall'altro. L'iniziativa è stata promossa dal gruppo FB di impegno politico, lavoro e acciaio e dal centro studi politici e sociali Malfatti.